lingua e finalmente, come dire, arriviamo al nostro cavallo del Rinascimento e età moderna, cioè al nostro puro sangue, che è appunto Galileo Galilei. E cerchiamo di dire alcune cose che non saranno certamente esaustive del pensiero di Galileo, che però si spera possano poi rimandare a un ulteriore approfondimento della sua filosofia e della sua scienza. Galileo è il più grande, scrive Bertrand Russell, tra i fondatori della scienza moderna, se si eccettua forse Newton. Nacque circa nello stesso momento in cui Michelangelo moriva e morì nell'anno in cui nacque Newton. Raccomandando questi fatti a coloro, se esistono, che credano ancora nella metempsicosi, scherza Russell, si distinse soprattutto come astronomo, ma forse anche più come fondatore della dinamica. Qual è la battuta qui fatta da Russell? Che dice appunto, per chi crede nella metempsicosi, Galileo potrebbe essere la reincarnazione di Michelangelo, e Newton potrebbe essere la reincarnazione di Galileo. Ma soprattutto, appunto, quella che è l'importanza di questo scienziato sta nell'astronomia, sì certo, ma soprattutto come il fondatore della dinamica. Va bene, della dinamica come scienza. E vediamo alcuni cenni della vita di Galileo Galilei, che in realtà sarebbe anche una vita ricchissima, e come dire, si rimanda al famoso testo di Bertolt Brecht, Vita di Galileo, e chi vuole, come dire, leggersi una versione romanzata della vita di Galileo. Galileo Galilei nasce a Pisa il 15 febbraio del 1564 da un'antica famiglia fiorentina che in realtà in quel momento non era proprio, diciamo, all'apice del suo splendore, era un po' caduta in disgrazia. Vincenzo Galilei, il padre, era un musicologo, era stato a Venezia a studiare e da lì forse, come dire, era stato anche influenzato sicuramente dalla cultura del pitagorismo, che aveva, come dire, qualcosa a che fare con la musica, anzi molto di più, abbiamo visto. Galileo inizia i suoi studi in medicina e poi però si mette a studiare come autodidatta la matematica sotto Ostilio Ricci, che era appunto un amico del padre ed era un grande matematico, perché pensate un po' voi, era stato allievo di Niccolò Tartaglia. Niccolò Tartaglia, che è un grande matematico rinascimentale, che si suole dire per la prima volta avesse fatto qualcosa che i greci non erano stati in grado di fare, ovvero aveva trovato un procedimento di risoluzione delle equazioni di terzo grado che non era riuscito, che non era stato scoperto dai greci. Quindi, per così dire, era uno di quelli che rappresentava proprio quest'idea di riuscire ad andare oltre anche la gloriosa cultura greca in ambito matematico, che abbiamo visto era estremamente evoluta. Alla fisica invece viene instradato da Francesco Bonamico, dal quale apprende la cosmologia e la centralità dello studio del problema del mondo. Più che alla matematica, Galileo si appassiona alla matematica applicata, quindi più che alla matematica pura, teorica, lui è interessato alla matematica applicata, e infatti noti sono i suoi studi sulle moto, sul tentativo di calcolare la forza di accelerazione della gravità terrestre e via così dicendo. Noi per queste cose, diciamo, a scuola più che per la filosofia lo studiamo. Tornato a Firenze nel 1585, approfondisce ancora gli studi di matematica, filosofia e soprattutto di letteratura. Era un grande letterato e questo, diciamo, si evince anche dalle sue opere, perché
Perché se, come dire, Platone è stato il grande scrittore del mondo antico, sicuramente Galileo Galilei è stato il grande scrittore, almeno italiano, del periodo rinascimentale e moderno, cioè uno dei più grandi scrittori. Quindi, come vedete, a volte queste cose vanno di pari passo. Si mette a insegnare però come lettore di matematica, quindi un incarico molto modesto che non gli permetteva neanche di sopravvivere, se così si può dire, all'Università di Pisa, e in questi anni prevalgono questi scritti di appunto critica letteraria e si occupa appunto di commentare l'Inferno dantesco, fa una serie di considerazioni su Tasso, su Ariosto, e qui appunto viene fuori, diciamo, questa fase del suo impegno nella letteratura, nella critica letteraria. E secondo la testimonianza di Vincenzo Viviani, che è uno degli allievi di Galileo Galilei, insieme a Torricelli, a Cavalieri, che sono, diciamo, i suoi tre quelli che rimarranno nella storia con i tre allievi veri e propri di Galileo Galilei, già qui inizia appunto a fare le sue osservazioni a proposito del pendolo, il famoso pendolo di Galileo, che in realtà appunto non era un pendolo, ma era il candelabro della cattedrale di Pisa che oscillava, e queste cose che lo porteranno poi a formulare appunto il famoso metodo galileiano, di cui parleremo tra poco, parleremo a breve per quanto riguarda appunto una delle sue opere principali. Finalmente nel 1592, per così dire, avviene una piccola svolta anche per una questione proprio di clima, perché oggettivamente Galileo a Pisa non ci sta bene. L'ambiente pisano è un ambiente fortemente ottuso e lui è, diremo noi oggi, una testa calda. Cioè, è una testa calda, è un polemico. Ecco, è l'opposto, per esempio, di Copernico. Abbiamo visto che Copernico non amava le dispute sulle questioni scientifiche, si allontanava da queste cose. Invece Galileo, anzi, si diverte moltissimo a essere provocatore, e soprattutto non è un sobrio accademico. È uno che, appunto, si diverte, come dire, ad andare a giro, a andare nelle taverne, a frequentare le donne. Insomma, ha una vita anche mondana, anche piuttosto... come dire, piuttosto evidente, quindi non è proprio l'accademico di gusto, e questo, oltre alle sue idee provocatorie in ambito filosofico, fisico e matematico, chiaramente gli fanno avere un sacco di nemici, un sacco di professori ai quali lui stava ovviamente antipatico, perché i professori, come è noto, stanno antipatici gli studenti che gli apprendisti che appunto gli fanno le bucce e gli fanno notare che stanno sbagliando. E finalmente appunto nel 1592 si trasferisce invece nell'ambiente padovano. Padova non era soltanto un grande centro matematico, fisico e filosofico, ma era effettivamente anche un posto molto più libero. Libero anche, diremmo noi, dall'oppressione ecclesiastica, che a Pisa era molto più forte, invece Padova era molto più libertina come ambiente. E qui infatti appunto Galileo se la passa un po' come può, addirittura si mette a fare gli oroscopi come faceva appunto Kepler per riuscire a vivere, tra l'altro con un pessimo risultato, ma questo ora non entriamo nelle narrazioni, e sono però appunto gli anni migliori della vita di Galileo. Sono gli anni che poi, diciamo, presentano e lo faranno diventare famoso al mondo. Qui abbiamo l'oroscopo appunto per ricordarci queste cose, cioè negli anni in cui lui, come dire, costruisce sostanzialmente i fondamenti di tutte le sue idee. Cosa possiamo aggiungere ancora per collegare anche Galileo agli altri che abbiamo studiato finora, per inserirlo in questo fenomeno della rivoluzione astronomica e rivoluzione scientifica? Io non siamo qui orientati sul diverso, diciamo, contributo del pensiero aristotelico e platonico alla rivoluzione
scientifica. Per esempio Giulio Preti nel suo testo diceva che probabilmente il pensiero platonico era stato più fecondo perché era meno sistematico, quindi lasciava, come dire, apriva la possibilità a nuove idee, a nuove ricerche, e probabilmente questo è uno dei motivi. Però diciamo noi ci siamo, per così dire, concentrati anche sugli aspetti mistici del pensiero platonico e pitagorico, cioè del valore della matematica. E su questo appunto troviamo ancora un, come dire, ancora anche un altro, diciamo, personaggio, che è proprio appunto Galileo Galilei, perché anche Galileo Galilei appunto non era rimasto immune da queste idee. Poi cercheremo di soffermarci su alcuni piccoli indizi di questo, ma appunto su questo, seguendo appunto, come ci dice la professoressa Vescovini, che ora qui citiamo anche per onore dei suoi studi su Leonardo, su altri pensatori, Pisano ed altri, che merita di essere citata, ma ci sono appunto proprio gli studi più specifici del 1943 di Alexander Coiret, uno dei grandi storici della scienza, che mettono proprio in evidenza questo legame di Galileo Galilei con il platonismo e quindi con tutto ciò che segue. Cosa ci scrive a proposito del rapporto tra Galileo? Gli accenni a Platone, così innumerevoli nelle opere di Galileo, il ricorrente riferimento alla maieutica socratica e alle dottrine della reminiscenza, non sono ornamenti superficiali nati dal desiderio di uniformarsi allo stile letterario ereditato dall'interesse del pensiero rinascimentale per Platone. Ne sono intesi a conquistare alla nuova scienza la simpatia del lettore, stanco e disgustato dell'aridità della scolastica aristotelica, e neppure ad ammantarsi contro Aristotele dell'autorità del suo maestro e rivale, Platone. Al contrario, ecco qui, sono perfettamente seri e vanno presi alla lettera, così affinché nessun possa nutrire il minimo dubbio circa la sua posizione filosofica. Galileo ribadisce: lo scioglimento suo dipende da alcune nozioni, con meno sapute e credute da voi che da me, ma perché egli non si sovenga però non vedente lo scioglimento, senza dunque che io lo insegni, perché già voi le sapete, come le sempre le ricordavano far che voi stesso risolveste l'istanza. Io posto mentre più volte al vostro modo di ragionare, il quale mi ha destato qualche pensiero, che voi mi incliniate a quell'opinione di Platone, che nonostante scire sia quell'altra. Vi mi citi però di grazia cavervi di questo dubbio dicendovi il vostro senso. Quindi proviamo un'altra volta l'opinione di Platone, citata a sostegno delle proprie tesi. Scusate, ho letto malissimo il passaggio, ma c'è poca luce qui per leggere opportunamente. Quindi troviamo ancora questo legame fortissimo tra Galileo Galilei e Platone, quindi la tradizione neoplatonica e il pitagorismo. Ora qui non ci interessa soffermarci su questo dibattito, però ci serve per inserirlo con gli altri. Durante i suoi studi padovani inizia a entrare anche in contatto con Keplero. Di questo avevamo accennato a proposito dell'opera di Keplero. E qui, Galileo scrive a Keplero, dice: soltanto poche ore fa ho ricevuto il vostro libro e mi sembrava giusto ringraziarla vivamente per essersi essa degnata di offrirmi tale occasione la sua amicizia. Libro che in realtà poi Galileo legge e non legge, però ci dà un indizio già importantissimo che ci riguarda il suo pensiero e la sua vita, e gli dice: ho già scritto molte argomentazioni e molte critiche delle tesi avverse, ma finora non ho osato pubblicarle, spaventato dalla fortuna dello stesso Copernico, nostro maestro, il quale, pur avendo conseguito presso alcuni studiosi forma immortale, presso molti altri invece appare ridicolo e da respingersi. Quindi noi leggiamo subito da questo carteggio tra Keplero e Galileo che Galileo è già
coprirne il capo. Quindi già durante dalla testimonianza, già nel 1596, lui dichiara il suo copernicanesimo, ma dice che non, anche se ha molte argomentazioni, non parla di questo per non rischiare di fare la fine delle opere di Copernico. Copernico era morto, ma le opere di Copernico, abbiamo visto, erano state messe nell'indice dei libri proibiti. Bene, nel 1609 Galileo, come dire, fiuta, viene a conoscenza di un'invenzione, di un oggetto che viene prodotto, serviva, come dire, per giocare quasi, era appunto una specie di occhiale particolare, e gli viene in mente che può costruirne uno proprio e può migliorarlo. Ecco, qui una cosa curiosa, vedete che Galileo Galilei, da questo punto di vista, come dire, più in continuità con Tycho Brahe che non con i matematici puri, perché appunto Galileo Galilei si dedica, per esempio, appunto alla costruzione delle lenti per gli occhiali, e questo che gli permette di prendere questo apparecchio, che veniva appunto costruito in Olanda, ma che non aveva una grande utilità, serviva per lo più per divertire le corti, per far deformare la visione a chi lo portasse, e invece qui Galileo, appunto, che ha una grande conoscenza anche artigiana del lavoro dell'occhialaio, ecco che si mette a costruirne uno proprio. Questo, quello che poi noi tutti conosciamo come cannocchiale, per specillum, in italiano occhiale, che viene inventato da Galileo. Voi direte, ah, ecco la grande scoperta di Galileo per vedere il cielo, ma in realtà, come dire, era meno nobile l'idea. Cioè, Galileo inventò questo apparecchio perché? Per venderlo ai veneziani con la scusa che fosse utile per fare la guerra. Perché? Ma perché, ovviamente, un apparecchio che permette, diciamo, di avvicinare, per così dire, le immagini, era utilissimo, perché chi lo aveva poteva vedere, per esempio, le navi. Questo per i veneziani era molto importante, vedere le navi quante erano e a che distanza erano prima di essere visti, e quindi questa cosa, come dire, fu appunto costruita proprio per, diremo noi, per fare la guerra. Ma questa era una cosa tipica dell'epoca, e Leonardo da Vinci su questo aveva, diciamo, fatto diremo noi carriera, nel senso anche di proprio di diventare famoso. E il 24 agosto, appunto, scrive al Doge, al Senato veneziano, della sua invenzione, e l'invenzione viene approvata e diffusa. I veneziani sono così contenti che addirittura gli danno uno stipendio di 1000 fiorini e la cattedra a vita. Ecco che finalmente Galileo, grazie al cannocchiale, però appunto per il momento in versione militare, diciamo, esce dalla sua condizione di precarietà lavorativa e entra finalmente in una condizione di stabilità che gli permette di studiare. E qui appunto abbiamo un'immagine, in realtà non è proprio questo il cannocchiale di Galileo, questo è un qualcosa di successivo, era un pochino più rozzo, diremmo noi, il cannocchiale di Galileo, anche tutta una serie di difetti di cui parleremo a proposito poi di quelli che saranno gli studi ulteriori di Isaac Newton per perfezionarlo e costruire in realtà una cosa un po' diversa. Appunto, dicevamo, la sua potenza era estremamente limitata, perché poteva ingrandire da 1 a 20, però era notevole. E finalmente, nei 6 mesi successivi, a Galileo all'improvviso gli viene questo, come dire noi, una illuminazione, e dice, e fa che cosa? Finalmente prende questo cannocchiale e lo punta verso il cielo. Lo punta verso il cielo e fa le sue prime grandi scoperte. Ovvero, cosa scopre? Scopre appunto che la Via Lattea è un insieme di stelle, quindi è un'enorme quantità di stelle. Scopre i famosi 4 satelliti di Giove, i famosi satelliti Medici. La quale scoperta è importantissima perché? Perché il satellite di Giove è importante?
ma perché si dimostra con i satelliti di Giove che cosa? Che per, non è obbligatorio che le cose debbano ruotare intorno alla Terra. Se i satelliti di Giove, come dice la parola stessa, orbitano, sono satelliti di Giove, quindi orbitano intorno a Giove, questo significa che non c'è nessun vincolo affinché le cose debbano per forza ruotare intorno alla Terra piuttosto che un altro corpo. Allora, se possono ruotare intorno alla Terra, la Luna ruota intorno alla Terra, i satelliti di Giove ruotano intorno a Giove, e allora perché Giove non può ruotare intorno al Sole piuttosto che Marte o Venere? Ecco che si dà proprio dimostrazione del fatto che non per forza la Terra deve essere il centro di gravità di tutti i movimenti. Quindi questa importantissima scoperta dei satelliti di Giove serve proprio a suffragare, a avvalorare le ipotesi alternative al sistema geocentrico. Inoltre, appunto, le irregolarità della superficie lunare. E guardate, l'irregolarità della superficie lunare è tutta un'altra serie di considerazioni che sono quelle appunto che in parte ritroviamo nel famoso Somnium di Giovanni Keplero, di cui abbiamo parlato, proprio perché c'era questo contatto tra i due. E cosa importantissima è che le stelle fisse, a differenza dei pianeti, non venivano ingranditi a forma di disco. Ecco, questa è un'altra cosa importantissima. Come non venivano ingranditi a forma di disco? No, allora, noi ci immagineremo che se qualcosa ha una certa distanza, io la vado a ingrandire, come dire, allargo. E invece queste no, cioè rimanevano punteiformi. Cioè le stelle rimanevano punteiformi. E questo dimostrava che cosa? Dimostrava una cosa importantissima, anche qui si va oltre Copernico, ovvero che il cosmo era immensamente grande e le stelle non erano affatto tutte alla stessa distanza. Questo è un giochino, ora qui vabbè, si vede un po' il sistema solare, i pianeti, le stelle sullo sfondo, però sfuggano dalla Luna in questo caso. Però se voi in effetti prendete qualcosa e lo ingrandite, qualcosa che è fermo, che sono tutti, diciamo, insieme ad altre cose, vedrete che chiaramente si allarga. Infatti questo non succede con una stella. Perché? Perché la stella è talmente lontana che non si ha il fattore di ingrandimento. E questo dimostrava che non solo sbagliava appunto Tolomeo, ma in un certo senso sbagliava anche Copernico, che ancora immaginava che il cosmo fosse comunque rinchiuso all'interno di questa sfera delle stelle fisse. Invece qui addirittura si capisce che le stelle sono una più vicina e una più lontana. Quindi non ci può essere una sfera alla fine del sistema solare che le tenga tutte insieme. Queste osservazioni, appunto, dopo queste osservazioni, Galileo pubblica la sua prima grande opera, il Sidereus Nuncius, nel 1610, dove appunto vengono anticipate le scoperte e soprattutto vengono appunto messe in evidenza questa cosa dei satelliti di Giove che ruotano appunto attorno a Giove e un'altra scoperta importantissima che, come sapevano i pitagorici, Copernico e ovviamente Keplero, che Venere e i pianeti sono illuminati dal Sole e non risplendono di luce propria. Questo, vi ricordate, sì, era proprio un tema pitagorico, perché era il grande fuoco polare di Zeus che dava la luce agli altri astri. Questo ve lo potete riguardare nella parte dedicata ai pitagorici. Inoltre osserva la strana conformità di Saturno, che sembra composto di tre corpi vicini tra loro e due corpi minori laterali che appaiono e scompaiono in intervalli regolari. Ovviamente il cannocchiale è ancora troppo piccolo per vedere queste cose e quindi per dare una ragione di questi fatti, però vedete quanto risulta essere determinante questo cannocchiale. E infatti su questo appunto dice Galileo, a introduzione della sua opera: «Grandi in vero sono le cose che in questo breve trattato io propongo alla visione e alla contemplazione degli studiosi». Grandi sono, e in effetti abbiamo visto che erano cose abbastanza particolari. «Grandi, dico, sia per l'eccellenza della materia per se stessa, sia per la novità loro, non mai udita in tutti i tempi trascorsi.
sia anche per lo strumento, in virtù del, cioè il cannocchiale, in virtù del quale quelle cose medesime si sono rese manifeste al senso nostro. Per cui senza di quello non sarebbe stato possibile, non si sarebbe stato possibile appunto vedere. Bene, a questo punto andiamo a vedere un po' l'allargamento, l'allargarsi della fortuna di Galileo. Viene nominato filosofo e matematico dal Granduca di Toscana, quindi lascia Padova, torna da noi, vediamo noi, nel 1611 si reca a Roma ad incontrare i gesuiti e altri membri dell'Accademia dei Licei, di cui entra a far parte il 25 aprile di quell'anno. E tra l'altro in questo momento, diciamo, Galileo in realtà riceve anche l'approvazione dei gesuiti, i quali non vedono grossi motivi per mettersi a disquisire con Galileo. E Galileo, diciamo, forse inizia a montarsi un po' la testa, perché si convince di avere degli elementi indiscutibili e quindi inizia a diffondere a questo punto quello che non aveva fatto prima, cioè a diffondere il suo copernicanesimo. E addirittura cerca di convincere la Chiesa che la sua teoria è compatibile col cattolicesimo, sapendo che essa non intacca la verità delle scritture, ma solo la loro interpretazione che è umana. E questa è una cosa pazzesca da dire, forse Galileo non so quanto se ne sia reso conto, ma è una forma di interpretazione, cioè del libero esame delle scritture. Era proprio una tesi protestante, cosa che Galileo, essendo diciamo cattolico, non doveva assolutamente. A partire da questo momento i rivali di Galileo, probabilmente invidiosi, iniziano a muovere le prime accuse, e sappiamo che il primo a muovere l'accusa fu proprio il domenicano Niccolò Lorini, e via, ripresa poi da altri accusatori. E qui Galileo crede di correre ai ripari scrivendo quattro lettere, le famose lettere copernicane, una a Benedetto Caselli, due a Dini e una a Cristina di Lorena, dove appunto cerca di giustificarsi e cerca di dividere il linguaggio scientifico da quello religioso, quindi diremmo noi che in realtà fa ancora peggio e riesce ad allarmare a questo punto anche la curia romana. Qual è il punto, diciamo uno dei punti, se vogliamo trovare qualcosa di diremo noi piccante per la Chiesa da mettere in stato di se non di accusa, vedremo che in realtà Galileo non viene la prima volta che viene convocato a Roma non viene processato in realtà, però quantomeno viene messo in allarme da Bellarmino che vi ricorderete lo stesso che aveva gestito il processo di Giordano Bruno. Vedete un po' cosa scriveva in queste lettere. Questa è la lettera a Castelli, appunto, appunto Galileo Galilei. La scrittura in molti luoghi non è solamente capace, ma necessariamente bisognosa di esposizioni diverse dall'apparente significato delle parole. Come? Cioè, praticamente lui sta dicendo che le sacre scritture devono essere interpretate in modo diverso dalle parole con cui sono scritte. Mi par che nelle dispute naturali ella dovrebbe essere riservata nell'ultimo luogo. Quindi sostanzialmente che cosa gli dice? Che serve un altro modo, perché procedendo di par dal verbo divino, la sacra scrittura e la natura, quella come dettatura dello Spirito Santo e questa cosa come osservatissima esecutrice degli ordini di Dio. Ma queste sono cose molto pericolose, perché? Perché lui sta dicendo che a seconda di che si parla di religione o di scienza bisogna interpretare in modo diverso le parole. Ma questo è facilmente, come dire, tacciabile doppia verità. Ma la doppia verità era la famosa, vi ricorderete, la famosa eresia averroista della doppia verità, cioè delle verità di fede, delle verità di ragione che stavano su con linguaggi diversi su binari paralleli. Questo chiaramente è appunto da considerarsi eretico. E quindi viene immediatamente convocato a Roma. A Roma, dove appunto troviamo Roberto Bellarmino, lo stesso che aveva processato Giordano Bruno, e devo, vi
bisogna dire che però Galileo Galilei in realtà non ne esce male. Perché non ne esce male? Non ne esce male perché intanto bisogna subito dire che Galileo aveva dei protettori potenti, cioè non era il, appunto il fraticello, il Giordano Bruno, che tutto sommato non apparteneva a particolari famiglie nobiliari, particolari famiglie potenti, era un fraticello impenitente, appunto, come si usa a dire. Ma Galileo, appunto, ha delle origini nobili, è legato al Granduca di Toscana per amicizia, e comunque anche dentro il mondo accademico, e poi appunto i gesuiti ancora non lo ha del tutto liquidato e scaricato. E a questo punto si crea quello che è stato poi un piccolo giallo a proposito di questo processo del 1616, perché di fatto Galileo non viene condannato. A Galileo gli viene semplicemente detto di non divulgare quo modo, in qualunque modo, quelle che sono le tesi copernicane, ma di fatto quello che viene messo sotto scacco non è lui, ma sono le conseguenze di quello che lui ha detto. Quindi in realtà lui non è oggetto del processo, e questo appunto crea una certa, diciamo, un certo giallo che poi si ripercuoterà sul vero e proprio processo del 1630. Tornato a Firenze, Galileo riprende la sua attività e inizia tra l'altro subito una nuova polemica col gesuita Grassi, che appunto difendeva il sistema ticonico. Qui Galileo fa anche una serie di errori, cioè non solo quello delle maree che tutti conosciamo e che troviamo alla fine del dialogo sui massimi sistemi del mondo, ma per esempio qui addirittura difende Aristotele, pensate un po' di, come dire, che era un personaggio inquieto, insomma, che si dava, per così dire, da fare su tutto e a volte anche a costo di prendere qualche granchio. E appunto cerca di difendere Aristotele sulla teoria delle comete, pensando che Tycho Brahe si fosse sbagliato, che non sono corpi celesti ma presenti nell'atmosfera, e questo chiaramente non lo mette in buona luce, anzi diciamo che inizia a giocarsi anche i gesuiti, e a questo punto dicono ma questo qui veramente esagera, e questa cosa purtroppo poi Galileo la pagherà, cioè questa vis polemica di Galileo poi alla fine lo metterà molto alle corde. Nel 1623 ecco che finalmente dalle stampe quella che è una delle sue forse opere più complete, più anche valenti dal punto di vista della teoria fisico-matematica, appunto della matematica applicata, che a lui piaceva tanto, è il Saggiatore, perché forse in questo momento, proprio perché in questo momento è arrivato al pontificato Urbano VIII, Maffeo Barberini, che era un suo amico, Urbano VIII, lo stesso che libererà Campanella dagli arresti, anche perché nel frattempo Bellarmine è morto e non c'è più, e quindi, come dire, tutto si fa un pochino più quieto, e quindi dà alle stampe il suo Saggiatore. Il Saggiatore è passato alla storia, diciamo, per questo aspetto importantissimo, cioè l'idea che ha Galileo Galilei della natura. La filosofia, scrive, è scritta in quel grandissimo libro che continuamente ci ha aperto innanzi agli occhi, dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intenderla attraverso la sua lingua, e conoscerne i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola, senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Ecco, e qui un'altra volta troviamo con forza la testimonianza del platonismo, del pitagorismo serpeggiante, nella filosofia di Galileo Galilei, che vedete quanto questo paradigma pitagorico platonico sia stato, per così dire, anelato, desiderato da coloro i quali hanno compiuto la rivoluzione scientifica, e non ci deve
sembrare troppo strano forse, perché appunto Platone diceva proprio che la matematica è uno strumento per leggere la natura, per leggere le cose, anche per leggere il verosimile, cioè la descrizione verosimile che lui aveva compiuto nel Timeo. E quindi, come dire, era particolare quando nel Timeo si dice che appunto si usa i triangoli per generare gli elementi e a sua volta per generare gli esseri del mondo, si capisce che qui il legame è abbastanza chiaro con quello che si vuole dire. Qui ora scherzosamente, come dire, abbiamo messo un codice tipo quello di Matrix per appunto dare l'idea della scrittura matematica del mondo della natura. E qui abbiamo tutta una serie di studi importantissimi, soprattutto per quanto riguarda il metodo che abbiamo detto. Appunto qui troviamo che il lavoro dello scienziato si articola in sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. Questa necessaria dimostrazione arriva proprio a sottolineare il carattere dimostrativo della matematica, quindi non si cerca così soltanto, non si osserva le cose così per enumerazione semplice, diremmo noi, ma servono necessarie dimostrazioni. E quindi la ricerca di cause in base a ipotesi e deduzioni. E poi il cimento, cioè la verifica sperimentale che porta alla formulazione di nuove leggi. E qui, come dire, non c'è in realtà ora tempo di approfondire, però se diamo un'occhiata a questo esempio a proposito dell'isocronismo pendolare, che forse qualcuno di voi ha studiato a scuola, comunque lo conosciamo, cioè vediamo la ampiezza dell'oscillazione di un pendolo, da che cosa dipende? La domanda, no? Dipende dalla grandezza del grave attaccato, dal suo peso, da che cosa dipende? E qui troviamo un'applicazione proprio del metodo galileiano. Ci siamo avvalsi di questa pagina, ringraziamo, come dire, il libro dello Epli per questo esempio, appunto del metodologico sul pensiero di Galileo, e vediamo come è composto, da quali fasi si compone il metodo galileiano. Abbiamo l'individuazione del problema, cioè attraverso lo studio scientifico, le osservazioni iniziali, noi cerchiamo di capire qual è il problema. Il problema è appunto questo, l'isocronismo del pendolo. Cosa determina la pezza del tempo di oscillazione del pendolo, che se voi andate a vedere è il tempo di oscillazione non dipende appunto dal peso che è affisso. Delimitazione del problema. Facciamo ulteriori osservazioni. Tuttavia ogni pendolo, pur essendo isocromo, aveva un suo periodo di oscillazione. Quindi abbiamo un periodo di oscillazione che cambia. In base a che cosa cambia questo periodo di oscillazione? Quindi da che cosa dipende la diversità dei tempi di oscillazione? Ipotesi. Galileo formulò delle ipotesi, soluzioni al problema. Galileo ipotizzò che il periodo di oscillazione del pendolo fosse proporzionale alla lunghezza del filo a cui il pendolo era appeso, e non da altri, quindi diremo dal filo, quindi da questo qui. Conseguenze dell'ipotesi, qui si va nel ragionamento deduttivo, per vedere le conseguenze variamo la lunghezza del filo dei vari pendoli utilizzando un peso uguale e il periodo doveva variare, e questo effettivamente avveniva, e questo era, come dire, la necessaria dimostrazione. La verifica, si arriva, Galileo verificò il periodo di oscillazione del pendolo era proporzionale alla radice quadrata della lunghezza del filo del pendolo e non dipendeva dalla massa e quindi dal peso della pallina oscillante. Ecco, vediamo appunto questa applicazione proprio concreta dell'isocromismo pendolare all'isocromismo pendolare del metodo galileiano. Bene, e a questo punto passiamo a altri brevi studi. Lui appunto, abbiamo detto, scusate, sono finito nella pagina sbagliata, abbiamo detto che qui si occupa anche della distinzione di qualità primarie e secondarie, cioè qualità oggettive, quelle appartenenti ai corpi e quelle invece dipendono dai nostri sensi.
manifesta anche tutta la sua fiducia nella matematica, come abbiamo visto, e chiaramente il suo legame con questa tradizione platonica pitagorica. Dal 1624 al 1630, poi Galileo si mette a scrivere l'opera, il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano, che appunto sarà, per così dire, la sua grande fortuna, ma anche la sua grande sfortuna, perché per quello appunto sarà accusato e per quello verrà condannato. Vediamo come si, diciamo, come si evolve questa cosa. Ovviamente siamo in un orizzonte, diciamo, diverso dalle accuse che lui riceverà nel 1616. Però, guardate, non è che Galileo è così sprovveduto, perché in realtà lui chiede di poter pubblicare quest'opera e in realtà gli viene dato il permesso nel 1632, quindi lui in realtà la pubblica per il permesso. Quindi, vedete che è un po' più complesso andare a vedere perché dopo la sua stampa, dopo la stampa dell'opera, e lui si trova poi processato, cioè in realtà la questione è un pochino più completa. Ma andiamo a vedere i contenuti e poi da questi arriviamo alla nostra conclusione. Allora, il libro era scritto sotto forma di dialogo, questo l'abbiamo capito, è un grande romanzo anche, o scientifici se vogliamo, di divulgazione. Ecco, questa è una grande caratteristica di Galileo. Galileo è un divulgatore in quest'opera, cioè divulga idee scientifiche, scrive in un modo che in realtà anche uno che non si intende di fisica può leggere. I tre personaggi sono Salviati, Segredo e Simplicio, che discutono appunto in quattro giorni sui due sistemi. Salviati incarna Galileo ed è, diciamo, attento ai fatti della matematica. Simplicio è un aristotelico ispirato a Colombe, pare, e, come dire, nella fattispecie è quello che passa sempre da Bischero, diremmo noi, alla Fiorentina, va bene? Segredo è un personaggio neutro che sceglieva via via tra le argomentazioni migliori. Ora, in realtà, sull'utilizzo del nome Simplicio bisognerebbe dire anche molte altre cose, ma adesso non abbiamo tempo, non lo diciamo. Il personaggio storico Simplicio aveva pubblicato delle cose a proposito di Aristotele, ma in realtà era neoplatonico. Comunque lasciamo perdere da questi aspetti che sono, diciamo, di altre, diciamo, riguardano altre cose e non il pensiero di Galileo. Il dialogo non è, appunto, si diceva, un libro di astronomia nel senso stretto, ma è rivolto appunto a discutere la verità della cosmologia copernicana e a rendere conto delle insostenibilità della fisica aristotelica. È molto interessante. Nella prima giornata, ecco, vediamo un po' i temi di queste giornate, ovviamente, perché dobbiamo andare a chiudere. Galileo muove argomenti contro la distinzione tra corpi celesti e corpi terrestri. Ecco qui subito un punto importantissimo. Nella seconda è discussa la rotazione di luna nella terza la rivoluzione annuale della Terra intorno al Sole, e qui è esposto il famoso concetto di relatività galileiana e il principio di inerzia fondamentali, e troviamo appunto questa cosa interessante, cioè cosa dice la teoria della relatività galileiana? Dice, riproponendo l'argomento del naviglio, cioè dei vascelli, che non si può stabilire quale tra due corpi sia in moto e quale sia fermo in assenza di ulteriori punti di riferimento. Riprende appunto l'esperimento della nave e mostra che su di una cabina di un vascello, che non si trova né in fase di accelerazione né in fase di decelerazione, in quel caso si sente, i moti dei marinai, come gli oggetti che cadono al suolo e ogni altra cosa, non sono influenzati dal moto comune della nave. Allo stesso modo, il volo degli uccelli, come dei proiettili, non è influenzato dal moto terrestre in prossimità del suolo.
Questa è una cosa molto importante perché serve, per così dire, a confutare la principale obiezione che veniva fatta al moto terrestre. Se la Terra si muove, allora che cosa accade? Se la Terra si muove, io me ne devo accorgere. Se la Terra si muove, se io lascio cadere questa penna non può cadere a perpendicolo giù, ma se la Terra si muove, questa penna cadrà più in là, va bene? Ma perché questo non accade? Non accade appunto per lo stesso motivo per cui non accade questo fenomeno quando io sono chiuso appunto dentro una stanza, dentro un vascello, e se io sono su un vascello, su una nave, effettivamente in una cabina di un traghetto, lascio cadere una penna cade in terra. Quindi questo è quello che succede anche sulla Terra, per cui in realtà né il volo degli uccelli come i proiettili né nessun'altra cosa appunto viene influenzata da questo fatto. Qui abbiamo messo appunto i due navigli, i due vascelli per far vedere questa cosa, e tenete presente che questa è una cosa importantissima, è una cosa importantissima perché appunto da questo poi si arriva in Isaac Newton al principio della composizione delle forze, cioè si va a spiegare che effettivamente il corpo subisce due forze contemporaneamente, e quello che noi vediamo è una risultante in realtà. E questo appunto, ricordiamocelo, ora al di là delle battute di Russell che scherza sulla metempsicosi e sulla reincarnazione dell'anima di Galileo in Isaac Newton, ma effettivamente Isaac Newton si poggia sulle spalle di due grandi giganti che sono appunto Giovanni Keplero e Galilei, questo lo dice Newton stesso, ovviamente. Bene, nella quarta giornata riprende il tema da lui già trattato sulle maree. E qui purtroppo appunto lui commette un gravissimo errore. Perché commette un gravissimo errore? Commette un gravissimo errore perché riporta questo esempio della marea come la prova inconfutabile del moto terrestre. Noi oggi sappiamo effettivamente che Galileo sta sbagliando, che le maree sono date dall'attrazione della Luna e non dalla rotazione terrestre, ma lui era convinto di questa cosa e va avanti su questo. E peccato appunto che Galileo lo usi proprio questa cosa delle maree per dimostrare il moto terrestre, in un certo senso, come dire, si tira la zappa sul piede. Vabbè, qui abbiamo messo il mare, non è proprio una marea, ma insomma si fa per fissare questi concetti. Tuttavia però appunto non sono questi argomenti probabilmente ad essere, come dire, messi veramente sotto l'occhio della curia, ma un altro, diciamo un altro argomento, un'ingenuità forse se si vuole di Galileo, o forse Galileo voleva tra virgolette fare un omaggio al Papa, però finì per non fare certo un omaggio al Papa. Perché? Perché proprio quando si va a concludere il dialogo, Galileo fa dire a un certo punto a Simplicio, quindi all'autore che per tutto il dialogo, come dire, appunto abbiamo detto, ci passa da bischero, cioè è quello che sostanzialmente ha sempre torto, dice sempre le cose più scontate, gli fa dire una cosa molto particolare. Interrogati, dice, se il Dio con la sua infinita potenza e sapienza poteva conferire all'elemento dell'acqua il reciproco movimento che in esso scorgiamo in un altro modo che col far muovere il vaso contenente. So dico che risponderete: avere egli potuto e saputo ciò fare in molti modi e ancora dall'intelletto nostro inescogitabile. Cioè, cosa dice Simplicio? Simplicio dice questo, o meglio, Galileo fa dire a Simplicio questo. Dice, beh, d'accordo, è convincente questo tema delle maree, però se io mi chiedo, ma Dio avrebbe potuto fare, come dire, avanzare e arretrare la marea per un altro motivo, voi concordereste con me che poteva farlo. E Dio in realtà poteva fare le cose in un modo tale che questo modo non sia possibile
coglierlo attraverso il nostro intelletto. Cioè Dio può fare le cose in infiniti modi diversi che a noi possono rimanere ignoti. Ma questo tema, questa argomentazione, non è un'argomentazione galileiana, tantomeno del povero Simplicio, è questa stessa argomentazione che io ora vado a leggere, o quantomeno Dio avesse potuto o saputo disporre e muovere le sfere di astri in un modo diverso, in modo tale che si possa salvare tutto quello che sia dei fenomeni che si osservano in cielo e del moto, ordinamento, posizione, distanza e disposizione degli altri. Cioè, Dio avrebbe potuto fare qualcosa di modo da far sì che tutte le sfere, gli altri, si muovessero in un certo modo e non necessariamente quello in infiniti modi e non necessariamente quello, diciamo, trovato dall'intelletto umano. Ma queste sono appunto le posizioni del Papa. Cioè, Galileo aveva messo in bocca, per così dire, e in un certo senso sbeffeggiato, se così si vuole, la posizione ufficiale della Chiesa, che era quella che il Papa gli aveva confidato, e praticamente questa cosa, diciamo, diventa corroborante dell'eresia di Galileo, perché oltretutto, e qui la potenza delle conoscenze di Galileo non lo aiutano, e a questo punto, certo, forse non è stato proprio il Papa a metterlo sotto accusa, ma a questo punto il Papa, malgrado fosse suo amico, non fece certo più nulla per difenderlo. E quando si arrivò all'accusa dei gesuiti, che qui subito sono diventati i suoi grandi avversari come Grassi, beh, è chiaro che a questo punto si arriva al processo. Ormai Galileo è anziano, aveva quasi 70 anni, nel 1633, era memore della fine di Giordano Bruno e quindi, diciamo, accettò, fu costretto, un torto collo anche per sfinimento, ad accettare e, come dire, abbiurò, come è noto, le sue tesi. Fu il 22 giugno portato appunto al convento di Santa Maria sopra la Minerva, quello che già abbiamo visto essere il luogo del Sant'Uffizio, e pronunciò la sua abbura. Come sapete finì poi incarcerato ad Arcetri, passò gran parte del suo tempo, E lì, per fortuna, diremmo, fu accudito dalla figlia Virginia, almeno fino alla morte, fino al 634, ma diventò progressivamente cieco e, malgrado questo, continuò i suoi lavori. Addirittura gli fu permesso di incontrare il grande filosofo Thomas Hobbes, che venne a incontrarlo nel 1636, e continuò i suoi lavori fino alla sua morte, l'anno della sua morte, che è appunto il gennaio del 1642, dove lavorava con i suoi allievi Vincenzo Viviani, evangelista Torricelli e Benvenuto Cavalieri. Sul piano, cosa possiamo dire per concludere veramente in un minuto? Possiamo dire che sul piano prettamente astronomico Galileo era arretrato, e non di poco rispetto a Kepler. Perché, per esempio, non ebbe mai la pazienza di mettersi lì a guardare le soluzioni matematiche del problema, a rendersi per esempio conto che i moti non erano circolari ma erano ellittici, va bene, e via così dicendo. Tuttavia, non si può non dire che l'opera di Galileo non sia stata determinante per la scrittura poi in seguito dei principi matematici di filosofia naturale di Isaac Newton. E quindi, a maggior ragione, come anche Russell ci ha ricordato, è probabilmente il più grande scienziato della modernità, fatta appunto eccezione per Newton forse, e è sicuramente colui dal quale, per tutte quelle cose, diciamo anche di carattere soprattutto metodologico che abbiamo anche visto, in parte per tutte quelle considerazioni sulla dinamica, su cui non ci siamo potuti soffermare, su tutte le leggi della dinamica, ma come dire, fanno parte del patrimonio di qualsiasi studente abbia studiato un po' di fisica. Ecco, senza questo probabilmente la scienza moderna avrebbe tardato a raggiungere
il suo sviluppo. Bene, vi ringrazio, arrivederci per le prossime lezioni.